Ben ritrovati a tutti amici nerazzurri con una nuova edizione flash del TG Internews. Dopo la vittoria di San Siro contro il Genoa, gli uomini di Simone Inzaghi si preparano per la trasferta di Bologna, valida per la 28ª giornata di campionato, prima di rituffarsi in Champions League per gli ottavi di ritorno contro l'Atletico Madrid. I nerazzurri questa mattina hanno svolto il consueto allenamento ad Appiano Gentile per la gara in programma sabato 9 marzo alle ore 18 contro i rossoblù di Thiago Motta. La sfida allo stadio Dall'Ara sarà arbitrata da Luca Pairetto con Mazzoleni al VAR. Buone notizie per Simone Inzaghi. Davide Frattesi, rimasto in panchina col Genoa per una fitta muscolare, avrebbe dovuto sottoporsi questa mattina a una risonanza magnetica, ma per il centrocampista nerazzurro non c'è stato bisogno di alcun esame e quindi le sue condizioni non preoccupano. Potrebbe tornare a disposizione contro il Bologna. Anche la situazione relativa ad Acancialanoglu tranquillizza il mister nerazzurro. Il turco non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo, ma il suo ritorno è previsto nei prossimi giorni per essere tra i convocati per la sfida di sabato. Nel mentre è arrivato un altro premio importante per il capitano Lautaro Martinez, votato dall'Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatore del mese di febbraio di Serie A. Per tutti gli altri aggiornamenti sul mondo Inter, ci vediamo come sempre oggi a partire dalle ore 18 con Interchat sui nostri canali YouTube, Facebook e Twitch. Iscrivetevi e attivate le notifiche. A dopo! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.